Amici di Video Varese, abbiamo oggi l'onore di ospitare il simbolo della ginnastica ritmica italiana, il capitano della Nazionale Azzurra, Elisa Santoni. Elisa, grazie alle tue imprese e quelle delle tue compagne di squadra avete fatto conoscere ed amare l'Italia intera lo sport della ginnastica ritmica. Allora io chiedo a te, perché non sono riuscito a impararlo a memoria, il tuo palmarès. Sono stata convocata nella squadra nazionale nel 2002 all'età di 14 anni, quindi molto giovane, e da lì è iniziata, diciamo, la mia carriera sportiva vera e propria. È stato fortunatamente un crescendo con la mia squadra, perché abbiamo conquistato la nostra prima medaglia nel 2003 e ho avuto la gioia di realizzare il mio sogno nel 2004 partecipando alle Olimpiadi e per di più vincendo una medaglia d'argento con la mia squadra. E poi sono andata avanti su quella strada perché entusiasta dei risultati e con forte passione per quello che stavo facendo, quindi ho avuto modo di partecipare anche alle Olimpiadi di Pechino e di vincere con la mia squadra tre titoli mondiali gli anni successivi, e poi ho concluso la mia carriera con l'ultima Olimpiade a Londra conquistando una medaglia di bronzo. La vostra importanza è stata quella di vincere, ma di continuare a vincere per un lunghissimo periodo. Diciamo che è la cosa più dura, sicuramente, perché finché arriva il risultato ovviamente c'è la gioia del momento e non si pensa al dopo. Quando poi in effetti parti già da un bellissimo risultato è difficile continuare a riconfermarsi, soprattutto poi in un ambiente ostile come quello di un mondiale o di un'Olimpiade o di un europeo. E abbiamo sempre avuto a che fare con grandi colossi dell'est, soprattutto la Russia, però devo dire che abbiamo raggiunto grandissime soddisfazioni. Tra le righe hai citato le Olimpiadi e penso che queste siano state fonte di grossissimi entusiasmi. Ricordiamo anche le tue compagne di squadra, tra le altre Blanchi, Savrajuk, Stefanescu, Pagnini, l'attuale capitano nazionale, il tecnico Macarani. Però penso che anche le Olimpiadi e Pechino 2008 su tutte sia stata anche fonte di grande delusione. Quindi Olimpiadi fonte di gioia e dolori. È vero, diciamo che partecipare all'Olimpiade è comunque il sogno di ogni atleta, quindi ho comunque ricordi positivi e belli legati in generale alle mie tre Olimpiadi. Ovviamente nello sport talvolta si può incorrere anche in delusioni. La più grande sicuramente cocente è stata quella di Pechino, perché siamo state, diciamo, relegate ai piedi del podio da una squadra ospitante che si è presa... Io ho ben presente la vostra intervista appena finita l'incontro. La medaglia d'argento, di conseguenza siamo arrivate al quarto posto, e penso che un atleta debba accettare sicuramente la sconfitta, però quando la sconfitta è determinata, diciamo, dal campo. È determinata dal campo, e quindi, diciamo, con le nostre due esecuzioni non meritavamo sicuramente questo quarto posto, però forse è stato per noi una delusione, ma che ci ha dato una marcia in più per gli anni successivi, anche perché è proprio l'anno dopo che noi siamo diventate campionesse del mondo. Tu hai parlato di sogno delle Olimpiadi, e anche per queste ragazze noi oggi ci troviamo a Venegono Superiore per questo stage tecnico con le ragazze della Kinesis. Per loro è un sogno poter gareggiare ai tuoi livelli. Ecco, dacci un po' un senso a questi stage. Cosa cerchi di trasmettere a queste ragazze? Sì, diciamo che da quando ho lasciato l'attività, dopo le ultime Olimpiadi di Londra, sono stata ancora impegnata in quanto in forza nel gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare, con il quale adesso stiamo ancora facendo delle esibizioni, quindi non più competizioni ma delle esibizioni per il piacere anche di continuare a praticare questo bellissimo sport. E questi stage che facciamo sicuramente sono dei messaggi positivi che noi vogliamo mandare, trasmettere un po' quello che lo sport ha dato a noi anche alle giovani ragazze atlete che si cimentano in questa disciplina e che sperano di arrivare tanto lontano. Hai parlato di queste ragazze, non possiamo non parlare dei genitori. Che importanza hanno, che importanza hanno avuto per te, che importanza hanno secondo te in generale la presenza dei genitori per un atleta? La mia famiglia è stata sicuramente il mio punto di forza. Io credo che i risultati che ho ottenuto li ho ottenuti perché ho avuto di fianco i miei genitori, al mio fianco, che mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto, che hanno deciso di permettermi di realizzare questo sogno, quindi di permettermi di lasciare casa e anche allontanarmi, nonostante magari, sai, a malincuore una figlia a 14 anni che si allontana non è semplice. Però loro sono stati sempre il mio punto di forza, cercavano di venirmi a trovare il più spesso possibile, accettavano tutto quello che io volevo fare in un certo senso, ed erano anche disposti a, nel caso io mi fossi stancata, a riportarmi tranquillamente a casa. Però la loro presenza costante al mio fianco sicuramente mi ha permesso di raggiungere questi risultati.
Io un mesetto fa ho sentito una dichiarazione di due atleti molto importanti, Gigi Buffon, portiere della nostra nazionale di calcio, e Andrea Lucchetta a pallavolo. E entrambi più o meno hanno detto la stessa cosa. Ovviamente un atleta a questi livelli concorre per vincere, cerca il traguardo massimo, però nel momento in cui questo traguardo è raggiunto succede qualcosa di strano. Svanisce il sogno era quello che ti aveva portato fino a lì, quello che ti aveva aiutato a sopportare le fatiche e gli allenamenti intensi. Ecco, volevo sapere, anche per te è successo una sorta di questo tipo, cioè arrivi a quel traguardo e c'è anche un filo di malinconia perché tutto quello che ti ha portato lì, il sogno, quel momento in cui vinci, svanisce. Ma devo dire che forse l'idea anche poi, una volta raggiunto il sogno, di ricrearsi un nuovo obiettivo è stato il nostro punto di forza. Noi abbiamo sempre fatto dell'unione la nostra marcia in più e il fatto di aver raggiunto bellissimi risultati ci caricava e ci dava ancora più entusiasmo in realtà per crearcene di nuovi, per andare sempre più avanti, per riconfermarci ancora e per arrivare poi sempre il più in alto possibile. Quindi devo dire che questa sensazione non l'ho mai provata così forte, perché raggiunto un obiettivo, raggiunto un sogno, ce n'è sempre un altro pronto lì per essere realizzato. Hai parlato prima dei tuoi impegni attuali e come possiamo seguirti, come possiamo sapere dove potremo trovarti e dove potrai esibirti? Ma noi cerchiamo sempre di usare anche i nostri social network per cercare di informare tutti i nostri fan dei nostri movimenti. Stiamo facendo un bel lavoro con l'Aeronautica Militare perché c'è un bel programma di esibizioni, e qualcuna a breve, qualcuna già domani, quindi sicuramente cercheremo il più possibile anche di coinvolgere tanti giovani bambine per poterci seguire ancora. Parlato di bambine, allora per concludere questa intervista ti chiedo un consiglio. Per le migliaia di bambine che nonostante abbiano una passione smodata per questo sport, la ginnastica ritmica, uno sport fantastico, e non diventeranno mai campionesse, tu in qualità di campionessa che consiglio ti senti di dare? Ma io credo che la cosa più importante sia fare le cose che si fanno con passione e tanto tanto entusiasmo. E se arriva il risultato bene, se non arriva alla fine si raggiungono tanti piccoli obiettivi, ma che se si fanno con entusiasmo poi danno tantissima soddisfazione comunque. Quindi il mio consiglio è comunque fare sport, in particolare in questo caso la ginnastica ritmica, ma praticare sport con tanta passione, dedizione e voglia di divertirsi anche.